È un anno che noi chiediamo risorse straordinarie per le scuole della provincia di Pescara al governo e non abbiamo avuto nessun segnale, diciamo, utile. Abbiamo avuto questa disponibilità da parte della Regione per l'alberghiero di 600.000 euro. Notiamo ogni giorno difficoltà da parte dei presidi che ci segnalano interventi tecnici urgenti e vogliamo in questo assumere un impegno concreto insieme ai dirigenti della provincia, intesa come scuole, ne abbiamo 18 presidi, con loro abbiamo inteso anche stabilire un patto di non belligeranza, come l'ho chiamato io, affinché faremo in modo che insieme arriverà una istanza unitaria alla politica regionale e alla politica nazionale e fare sì che insomma, ci siano le risorse che noi meritiamo per risolvere i problemi che ci sono nelle scuole. E sulla scuola noi pretendiamo che il parlamentare abruzzese della provincia di Pescara si faccia carico nella finanziaria di stanziare risorse adeguate al mondo della scuola. Lei prima ha parlato dei 600.000 euro per l'alberghiero, dunque è tutto risolto per quanto riguarda la polemica di qualche giorno fa. Ma io sto alle polemiche come le polemiche devono stare ai fatti. I fatti sono che il Presidente della Regione ha preso un impegno, l'ha mantenuto e noi abbiamo fatto le variazioni di bilancio soltanto qualche giorno fa che hanno consentito alla provincia di incamerare quelle risorse e avviare le procedure di gara. È fuori dubbio che dobbiamo in questo sperare che anche la Regione non sia ulteriormente sfiatata dalla finanziaria perché altrimenti non avremo proprio a chi chiedere altri sostegni nei prossimi mesi.